adesso oggi qual è il punto della situazione con la Cassazione? Sì, dunque, sicuramente non ci sarà la sentenza oggi perché c'è una nullità di una notifica, quindi è tutto stato rinviato per poi la sentenza definitiva. Sono saltate, o meglio, il procuratore generale ha riconosciuto che non avevano titolo a costituirsi sindacati di polizia, e questo ovviamente è una cosa molto significativa, se non dal punto di vista processuale economico, perché non c'era una grande entità di risarcimento nei loro confronti, ma sicuramente giudiziario politica. Per il resto ovviamente stiamo discutendo, la procura generale per il resto ha tenuto nelle richieste che avevano già fatto sulla mantenimento della sentenza. Ci sono diversi punti di questa sentenza che devono, credo, essere assolutamente criticati, e questo è quello che stiamo tentando di fare, soprattutto quanto alla superficialità nell'esame di quello che è successo, perché degli avvenimenti molto compositi, sia temporalmente che localmente, diversi scenari e diversi momenti, addirittura due giorni diversi, sono stati sia dalla Tribunale, soprattutto dalla Corte d'Appello, ridotti come fossero un unico episodio di pochi minuti. Credo che questo non restituisca la complessità dei fatti, dei comportamenti individuali sul piano processuale, e su questo noi stiamo continuando a dare battaglia. E per fare un attimo il punto, quanti sono gli imputati e quali sono le richieste, insomma? Le richieste sostanzialmente sono di confermare le condanne che sono già state fatte. C'era un appello del procuratore generale di Torino al quale ha chiesto di rinunciare il procuratore generale di Roma, questo è anche significativo, evidentemente non ha condiviso l'atteggiamento della procura di Torino, della procura generale di Torino. Gli imputati, mi sembra, ma questo che siano 52, le richieste sostanzialmente, le pene vanno fino a poco più di 4 anni, ma con le pene già scontate, la parte già scontata in custodia cautelare per tutti andiamo sotto i 4 anni.